un'infanzia, un'adolescenza e una giovinezza travagliate per Eugenia, che cresce in un ambiente familiare disordinato e irreligioso. Il padre cieco è un famoso musicista della Scala di Milano. La madre, una donna frivola che non ama il marito, ma il denaro, il successo e i viaggi. Questa ragazza è spesso affidata ai nonni e incontra i genitori solo nelle brevi soste tra una tournée e l'altra, fino a quando un giorno la madre torna senza marito, facendolo credere morto. Di lui non si saprà più niente. Da questo momento la madre costringerà la figlia ad abitare con lei e con il suo convivente e subire le frequenti moleste di quest'ultimo. Il suo sogno è fare di Eugenia una cantante di successo. Ma la ragazza sta crescendo e sta cercando di uscire da questa situazione. Ogni giorno si reca a pregare nella Basilica di Sant'Ambrogio e una sera del maggio 1886 sente la chiamata alla santità. L'anno dopo, fuggendo da casa, entra nella ancor giovane famiglia religiosa delle piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Subito accolta e capita dal fondatore, il venerabile Agostino Chieppi. Il 26 agosto 1888 inizia il noviziato, il 10 giugno 1891 emette la prima professione, cui seguirà nel 1894 la professione perpetua. Semplice, umile, fedele e generosa, si dona alle alunne del convitto, alle quali insegna musica, canto, francese e latino, e alle novizie di cui è nominata maestra. Nel giugno 1911 è eletta superiora generale e rimarrà in carica fino alla sua morte. Durante il suo governo l'istituto raggiunge la sua sistemazione definitiva, secondo gli indirizzi e il carisma del fondatore. Eugenia si dedica soprattutto ai poveri, ai piccoli, agli ammalati, che serve con particolare generosità. I drammi della Prima Guerra, 1915-1918, le aprono il cuore per farsi accoglienza in ogni necessità. Nel 1919 la tubercolosi ossea la porta all'amputazione dell'arto inferiore destro. Muore santamente il 7 settembre 1921. Il Papa San Giovanni Paolo II, il 7 ottobre 2001, la proclama beata.